Santo alla mezzanotte fino al sabato santo. Il lugubre, lacerante rumore delle maggiorelle invita al raccoglimento e alla preghiera. Le palme, i rami di palma agitati dai giovani e dai ragazzi ricordano l'ultimo trionfo di Gesù, accolto presuntamente a Gerusalemme prima della Pasqua. La gran folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palma e ne andò incontro gridando Osanna. Tamburi, noto strumento musicale, appoggia di cassa cilindrica, conosciuto anche dai popoli primitivi e barbari. Il tamburo era usato nelle cerimonie sacre per accompagnare danze, cortei e personaggi. Verso il 1300 in Europa cominciò ad essere usato dalle milizie, annuncia il passaggio di un corteo. Con il suo lugubre rimbombo accompagna la morte i condannati. Poi passerà la grande croce. La croce non racconta solo di Gesù, ma parla di Dio, parla dell'uomo, parla della sofferenza, della speranza, della vita, della morte, della risurrezione. Parla della fiducia dell'uomo, parla del peccato, soprattutto parla di amore. La crocifissione era un simbolo di supplizio assai distinto della società. Era l'estrema profanazione della vita. Il condannato veniva intonato nudo alla croce, in un luogo ben visibile. Il cadavere rimaneva senza sepoltura, cibo della pace. Morire in croce significava essere abbandonati da Dio e divenire maledizione per la propria terra. Gesù era consapevole di ciò che lo aspettava e se non trova il loro passare negli occhi del deserto, dove si può fare. La crocifissione degli amici di Gesù con il cuore di ogni speranza. È facile per noi accusare Pietro e gli altri apostoli e i discepoli di viltà, di debolezza, o di ritenere ovvio che sua madre, alcune donne di San Giovanni, gli siano stati vicini nel momento del Pietro. Un gesto di incomparabile coraggio e di fiducia e di Gesù. Solo la certezza della risurrezione poi si trasformerà. La cavalleria. I soldati e i cavalieri romani sono il segno della forte presenza delle legioni di Roma. La Palestina era una terra occupata dall'impero romano. I soldati romani furono gli esecutori materiali della crocifissione di Gesù. Barabba. Per la festa di Pasqua, Pilato era solito rilasciare un carcerato a richiesta del popolo. Un tale, chiamato Barabba, si trovava in carcere insieme ai ribelli che in un tumulto avevano commesso un omicidio. La folla cominciò a chiedere ciò che sempre Pilato concedeva. Pilato chiese ai giudei: «Volete dunque che vi liberi Gesù?» Allora essi gridarono: «Non costui, ma Barabba!» Barabba era un brigante. Pilato lasciò libero Barabba e fece flagellare Gesù e lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Cristo, il Cristo flagellato, coronato di spine, carico della croce che a fatica cammina verso il Calvario dove sarà crocifisso per colpa dei nostri peccati, ma per la nostra redenzione. Il Cireneo, l'uomo di Cirene. Mentre uscivano dalla città, il
incontrando un uomo di Cirene, di nome Simone, che veniva dalla campagna e lo costrinse a portare la croce, perché Gesù tracellato, coronato di spine, il santuario, non ce la faceva più a portare la croce e andare avanti. Voi la gloria. Insieme con Gesù furono inchiodate alla croce due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Dei due uno si pentirà e verrà per loro, e Gesù gli dirà: oggi sarai con me in paradiso. L'altro vorrà in paradiso. La truffa. Seguiva Gesù grande folla di popolo, uomini e donne, si batteva il petto e faceva la mente su di lui. Ma lo seguivano anche quelli che avevano gridato: crocifiggilo, crocifiggilo. E forse tra questi erano gli stolti, i sordi, i ciechi, i paralitici, e lui, Gesù, aveva miracolosamente guarito. La corte, cioè i legali rappresentanti dell'autorità civile. Allora, governatore di Roma, nella Palestina, era Ponzio Pilato. I sommi sacerdoti e gli anziani del popolo misero Gesù in catene e lo condussero al governatore Pilato, che lo interrogò. Gesù non gli rispose nemmeno una parola. Mentre Pilato sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: non avere a che fare con quel giusto, perché oggi sono stata molto turbata in sogno per causa sua. Allora Pilato domandò: chi volete che ti liberi, Gesù o Barabba? Quelli risposero a gran voce: Barabba. E Pilato: che cosa farò di Gesù? Risposero: sia crocifisso. Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto cresceva, prese dell'acqua, si lavò le mani davanti alla folla e disse: non sono responsabile di questo sangue. Poi fece flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso, e rilasciò libero Barabba. Annota l'evangelista San Giovanni: Barabba era un brigante. I simboli sceglieranno davanti a voi, i simboli, cioè personaggi che indicano o portano oggetti che richiamano i motivi, gli strumenti della passione e della morte. Ecco per primo lo scriba. Lo scriba era specialista interprete del finale della legge, che porta in mano e mostra la Torah, il rotolo della legge e della sacra scrittura, in modo particolare il principio della Bibbia, detti che il fratello, raccolti messi insieme in francese e resta del 444 avanti Cristo. Sulla base di tradizione orale. Qui il sacerdote a processione sta a replicare la legge in genere. Un angelo mostra un calice. Le note del Corino, Gesù si prostrò con la faccia a terra e pregò dicendo: Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, cioè su questa dolorosa notte, questa triste situazione, però se andò come voglio io, ma come voglio mandare da loro un angelo al cielo per il tuo fortunato. Un soldato mostra su un vassoio una mano, racconta i Vangeli. Una delle guardie presenti al processo dette uno schiaffo a Gesù. Quella mano che schiaffeggiò Gesù potrebbe essere la mia o anche la tua. Ogni peccato è sempre uno schiaffo all'amore di Dio.
Pietro porta in mano il gallo. Il gallo ricorda il rinnegamento di San Pietro. Durante l'ultima cena, Pietro aveva detto a Gesù: darò la mia vita per te. Gesù gli disse: darai la tua vita per me? Questa stessa notte, prima che il gallo canti, mi rinnegherai 3 volte. Dopo l'arresto di Gesù, Pietro lo seguì insieme a Giovanni. Riconosciuto come uno dei discepoli di Gesù, Pietro per 3 volte lo negò. Alla 3ª volta il gallo cantò. Allora Pietro si ricordò di quello che Gesù gli aveva detto. Andò via lontano e pianse amaramente il suo peccato. Pietro con una colonna e una punta. Pilato dice: prendono Gesù e lo dice da Cesare. La flagellazione è una cosa orribile. Un condannato a dorso nudo veniva legato ad una forte colonna e veniva flagellato, cioè frustato con il flagello, uno strumento simile a un crocifisso, formato da strisce di corno, da funicelle a nodi o altro con cui si colpivano ripetutamente gli schiavi e i condannati a morte. Un soldato mostra una corona di sangue. I soldati condussero Gesù dal pretore, lo spogliato, e gli era addosso un manto scarlatto e intrecciato una corona di spine e la porta sul capo. Poi si inchinava davanti, non si finiva, si buttava dal corpo e lo prendeva sul capo. La Veronica. Secondo una tradizione ebraica, un comitato di donne seguiva il condannato. Fu così anche per Gesù. Voltandosi verso di loro disse: non piangete su di me, ma su voi stesse e sui vostri figli. Se trattano così il legno verde, cioè i buoni, il figlio di Dio, che sarà del legno secco, cioè i peccatori? La tradizione vuole che una delle donne, Veronica, abbia voluto pulire, asciugare il volto di Gesù. Un gesto di grande amore e di grande coraggio che Gesù volle premiare. Su quell'ino rimase impresso il volto del Cristo. Lo vediamo portato dalla Veronica. La curva. Ancora strumenti e simboli della passione. Il flagellum e la tavoletta con la motivazione della condanna che sarà fissata sulla parte alta della croce. Inri. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce: Gesù di Nazareth, il re dei giudei. Molti giudei lessero quella iscrizione in 3 lingue, greco, ebraico e latino, perché il luogo dove fu crocifisso Gesù era vicino alla città. Porta un mazzo con aceto e una spugna. Gesù, sapendo che ogni cosa era ormai compiuta, disse: o sì, viene lì un mazzo pieno di aceto. I soldati presero una spugna e in recupera di aceto la accostarono alla bocca di Gesù. Dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù si salvò. Tutto è compiuto. Ancora un soldato, con i lati e tutta. Dopo aver crocifisso Gesù, i soldati si dividono le sue vesti e hanno la sorte tutti essi, contati, per decidere quello che ciascuno di essi dovesse prendere. La tutta.
La curva, una scala. Gesù, prima di morire, aveva gridato: tutto è compiuto. Veramente, anche noi ora vediamo che da parte sua tutto è stato fatto. Allora lo scendono dalla croce usando le funi e la scala, poi lo deporranno nel sepolcro prestato da Giuseppe d'Arimatea. E da lì, dal sepolcro, tutto ricomincerà da capo. Cristo risorgerà e sarà per noi scala di grazia per salire al cielo. La Maddalena porta un vaso di alabastro con olio profumato. Gesù, ancora vivo, un giorno stava a Betania, in casa di Simone. Giunse una donna con un vasetto di alabastro, con dentro dell'olio profumato di grande valore. La donna ruppe il vasetto e versò l'unguento sul capo di Gesù. Alcuni dei presenti si sdegnarono, perché per loro quello era uno spreco ed erano infuriati contro di lei. Gesù però disse: lasciate la stare, ha compiuto verso di me un'opera buona, pensando col cuore di mio corpo, lo ha fatto vista della mia teologia. Thank you.
peccati, dell'umanità intera. Pensiamo alla gravità del peccato che ha procurato tanti dolori. Veniamo, riverenziamo e dedichiamo, riflettiamo, proponiamo di non peccare ancora, mai più. Chiedo la parola di Cristo morto a rappresentare la comunità portatrice avanti con il presidente, con sapere ai piedi, diritti sul corpo, contro un grado, chiede il colorato, con essere nostro, con solo in questo momento, con loro presentati, con essere nostra, la decisione di migliorarci con la nostra diversa. Thank you.
credere, o Dio, nel tuo amore. Nel tuo affetto cancella il mio peccato e lavami da ogni mia colpa. Purificami da ogni mio errore. Purificami, oh Signore. Sarò più bianco della neve. Il mio peccato io lo riconosco. Il mio errore mi è sempre dinanzi, contro te solo peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Purificami, oh Signore, sarò più bianco della Sei giusto nel tuo parlare e limpido nel tuo giudicare. Ecco, malvagio sono nato, peccatore mi ha concepito mia madre. Purificami, oh Signore.
sbaglio. Che sbaglio. Yeah.